Alle pendici del Monte Pisano sorge la Certosa di Calci, un vasto complesso monumentale fondato nel 1366 per decisione dell'arcivescovo di Pisa, Francesco Moricotti, dopo che un ricco mercante aveva donato i suoi averi a beneficio di fondazioni religiose. Il complesso fu ampliato tra il XVII e il XVIII secolo e si presenta oggi come uno splendido monumento barocco inserito in un contesto paesaggistico fortemente suggestivo. Originariamente detta Buia, la Valle di Calci fu rinominata Val Graziosa, piena di grazia, proprio in seguito alla presenza del monastero. Di fronte all'ingresso si trova il prospetto barocco in marmo bianco della chiesa, impostata su un podio con scalinata a doppia rampa. Sulla sommità la statua della Vergine in gloria. Il cortile d'onore è chiuso su un lato da grottesche, un apparato decorativo dal quale si accedeva ad un giardino di rappresentanza. La sequenza di colonne lesene suddivide la struttura in nicchie che ospitano altorilievi originariamente dipinti con scene di vita eremitica. I rivestimenti e le parti decorative sono di materiali eterogenei, ad imitazione delle concrezioni delle grotte e mosaici di pietre, conchiglie, frammenti di marmi e porcellane. L'interno della chiesa, risalente al XVII secolo, è costituito da un'unica aula, lungo le cui pareti sono addossati gli stalli lignei destinati ai monaci. Una parete intarsiata a marmi policromi separa la zona destinata ai conversi. Essi erano religiosi che vestivano l'abito, ma non prendevano gli ordini e si incaricavano dei lavori manuali. La decorazione pittorica parietale racconta le storie del Vecchio Testamento, realizzate dai bolognesi Antonio e Giuseppe Rolli. Gli affreschi della cupola sono del lucchese Stefano Cassiani, autore anche delle pitture ai lati, dietro l'altare e tra le finestre. Sopra l'altare maggiore si trova una tela di Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, con San Bruno di Colonia, il fondatore dell'ordine, che offre la Certosa di Pisa alla Madonna. La visita è un suggestivo viaggio nel mondo dei Certosini, alla scoperta della vita solitaria che vi conducevano, fatta di rigore, meditazione e contemplazione, in ambienti che ancora oggi stupiscono per sfarzo, magnificenza e splendore di decori. I padri erano 14, non ne poteva essere ammesso un altro se non per la morte di un suo predecessore. Erano sempre nobili o ricchi o entrambe le cose. Il loro compito era esclusivamente quello di pregare. Erano legati al vincolo della più stretta clausura, uscivano solo la domenica a pranzo quando la comunità si riuniva nel refettorio. Nel 1972 la Certosa, abbandonata dai pochi monaci rimasti, divenne museo nazionale.
Dalla chiesa si entra nella sagrestia, dove è esposta la Bibbia Atlantica, straordinario codice miniato del XII secolo in 4 volumi. La Bibbia di Calci era pervenuta qui dal monastero benedettino della Gorgona, dipendente dalla Certosa e soppresso nel 1425. Seguono le cappelle per la celebrazione individuale della messa da parte dei padri. Ogni cappella ha un pavimento dal disegno diverso, ma sempre con le stesse caratteristiche. È riccamente affrescata e adorna di un altare in marmo. Le tonalità del pavimento sono il bianco, il nero e il grigio. I pavimenti sono stati posati in maniera prospettica, per cui cambiano a seconda del punto da cui si guardano. Tra le varie cappelle, molto bella è quella del rosario. Qui l'uso di una delicata cromia pastello negli inserti decorativi parietali, combinata con i monocromatici episodi dei misteri del rosario e la brillante incoronazione della Vergine inserita sulla volta, dà vita ad un ambiente luminoso ed estremamente elegante, caratterizzato da uno stile decorativo di impronta neoclassica. Nella bacheca delle prescrizioni si trovano i compiti che il padre Certosino stabiliva per i fratelli conversi. Il sistema funzionava con delle asticelle sulle quali erano segnate le mansioni da svolgere. Dalla navata destra della chiesa si accede al chiostro grande. Al centro del giardino si trova una grandiosa fontana ottagonale con simbologia dell'Apocalisse di San Giovanni. In marmo, rame e bronzo, l'opera è costituita da un basamento a gradoni e innalzato da 3 bacini digradanti. Ai lati di un loggiato del Settecento si aprono le celle dei monaci, disposte su 2 piani. Le celle sono contrassegnate da lettere dell'alfabeto e avevano ben 3 stanze e un giardinetto. Lo sportello delle celle dal quale veniva servito il pranzo non era allineato per far sì che il padre Certosino non vedesse mai il volto del converso. Da una porta del chiostro e percorrendo un corridoio si accede al chiostrino capitolare del XV secolo con colonnato e decorazioni alle pareti, impreziosito dal lavabo in marmo alla parete e da un pozzo. Sul chiostrino si affaccia la sala del capitolo, nella quale i soli monaci si riunivano per decidere le questioni che interessavano il monastero.
Maestoso è il refettorio con l'ultima cena di Bernardino Pucetti e gli affreschi in trompe-l'œil realizzati da Pietro Jarret. Sulle pareti longitudinali, alternate ai monocromi, sei grandi composizioni rettangolari raffigurano scene conviviali. Ogni episodio ha iscrizioni e sentenze. Essendo la Certosa la più importante del Granducato, aveva un'ala dedicata a foresteria, dove non solo i parenti dei padri, ma anche nobili desiderosi di un'esperienza mistica, potevano trascorrere alcuni giorni. Vista la particolare attenzione e le frequenti visite del Granduca Leopoldo di Lorena al monastero, il priore fece costruire un appartamento detto appunto Granducale. La decorazione dei soffitti e delle pareti del salone sono di Pietro Jarret. Sulla volta a padiglione le tre virtù teologali, contornate da puntini che recano i loro simboli, sono le uniche figure tracciate a colori, mentre sulle pareti sono dipinte a monocromo figure femminili allegoriche inserite in finte nicchie. L'ultima tappa è l'antica farmacia, una delle fonti di reddito principale dei monaci. La farmacia è stata aperta e funzionale fino a pochi anni fa. È affascinante in particolare il grado di accuratezza delle bilance, di cui la guida ci ha dato una piccola dimostrazione facendola inclinare con un pezzettino di carta.